I buchi neri sono oggetti incredibili, con una forza tale da ridurre intere stelle in minuscoli pezzetti. Ma c'è di più. I buchi neri potrebbero addirittura cancellare l'universo intero. L'ABC dei buchi neri. Un buco nero appare quando un'enorme quantità di materia viene concentrata in uno spazio minuscolo. Al suo centro la forza gravitazionale è quasi infinita e qualsiasi cosa vi si avvicini viene fatta a pezzi. Perfino la luce non può sfuggire ai buchi neri ed è per questo che li percepiamo come sfere oscure. Se cadessimo in un buco nero, ce ne accorgeremmo solo ben dopo aver attraversato il suo confine, l'orizzonte degli eventi. È un po' come nuotare in un fiume che termina in un'enorme cascata. Mentre andiamo a valle, la corrente aumenta impercettibilmente già prima della cascata. Inizialmente possiamo nuotare e salvarci, finché senza accorgerci passiamo il punto di non ritorno. Da quel momento in poi la corrente è troppo forte e ci trascinerà verso il precipizio. Nulla sfugge al precipizio di un buco nero se ci si avvicina troppo. L'orizzonte degli eventi separa il buco nero dal resto dell'universo. Non possiamo accedervi, a meno di accettare di non uscirne più. Perciò non sappiamo bene cosa accada dentro i buchi neri. Ma abbiamo un'idea di cosa accade ai loro confini. I buchi neri evaporano, perdono massa sotto forma di radiazioni, come una pentola sul fuoco perde acqua sotto forma di vapore. Questa è la radiazione di Hawking. I buchi neri perdono costantemente una minuscola parte della propria massa. È un processo lentissimo. Per un buco nero con la massa del Sole ci vogliono 10.000 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di anni per perdere lo 0.000000001% della propria massa. È un processo lento ma inarrestabile e man mano che il buco nero si rimpicciolisce, l'evaporazione accelera. Nel futuro remoto, quando l'ultima stella sarà morta da trilioni di anni, i buchi neri saranno sempre più piccoli, fino a svanire, lasciando dietro di sé solo un po' di radiazioni. Ma questo crea un problema, perché scomparendo i buchi neri potrebbero distruggere qualcosa di fondamentale, l'informazione. Che cos'è l'informazione? L'informazione non è qualcosa di tangibile, è piuttosto una proprietà della disposizione della materia. Che significa? Immagina una manciata di atomi di carbonio. Disposti in un certo modo sono un pezzo di carbone. Disposti in un altro modo ci danno un diamante. Gli atomi sono gli stessi. Ciò che cambia è l'informazione. Se complichiamo un po' le cose e aggiungiamo qualche altro atomo, possiamo creare una banana. Cambiamo la disposizione ed abbiamo uno scoiattolo. I mattoni che costituiscono l'universo sono sempre gli stessi, che siano parte di un uccello, un sasso o una tazza di caffè. Senza l'informazione, ogni oggetto nell'universo sarebbe indistinguibile. Secondo la meccanica quantistica, l'informazione è indistruttibile. Può cambiare forma, ma non scomparire. Per esempio, bruciando un pezzo di carta, ci rimane la cenere, che non tornerà mai carta. Ma se potessimo raccogliere tutti gli atomi, misurando precisamente fumo e calore dispersi, potremmo in teoria ricostruire cosa c'era sul foglio. L'informazione del foglio esiste ancora. Non è andata persa. È solo difficile da leggere. Se potessimo misurare con infinita precisione tutto quanto c'è nell'universo, atomi, radiazioni, conosceremmo esattamente la sua informazione. In linea di principio, potremmo ricostruire la storia dell'intero universo fino al Big Bang. E qui i buchi neri ci mettono i bastoni tra le ruote. L'informazione ci dice che differenza c'è tra due oggetti, la loro storia. I buchi neri fanno il contrario, prendono oggetti diversi e li rendono identici. Distruggono l'informazione. Questo è il paradosso dell'informazione ed è un problema serio. Il paradosso dell'informazione. È una legge fisica fondamentale che l'informazione non possa andare perduta. Esistere, non esistere. Senza l'informazione tutto diventa relativo. Quando si tratta di comprendere la realtà, ci servono degli assoluti. Come risolvere questo paradosso? Ci sono diverse possibilità. 1. L'informazione va persa, per sempre e senza scampo.
questo vuol dire buttare via le leggi della fisica che conosciamo e che hanno funzionato bene finora, ripartendo da zero. Nessuno sa quali leggi debbano rimpiazzarle. È una prospettiva un po' preoccupante, ma che può anche essere entusiasmante. 2. L'informazione è nascosta. Magari un pezzo del buco nero si separa in un baby universo. L'informazione andrebbe a finire in questo strano spazio al quale non potremmo mai accedere. Non distrutta, ma irraggiungibile. Sarebbe un po' come se l'hard disk con le foto di famiglia si rompesse e non potessimo più accedervi. Certo, è bello sapere che le foto sono lì, ma non è molto utile. O magari i buchi neri non scompaiono completamente quando evaporano, ma lasciano qualcosa, un diamante densissimo di informazione. Come una macchina da clown stipata di infiniti clown di informazione. Ma c'è una terza possibilità. L'informazione è salva, non persa o nascosta. Forse dobbiamo cambiare punto di vista. Sappiamo che i buchi neri catturano l'informazione e che potrebbero cancellarla evaporando. Ma cosa ne fanno nel frattempo? Dove viene immagazzinata l'informazione in un buco nero? Pulizie cosmiche. Immaginiamo di creare un buco nero con la biancheria. Prima la stipiamo in una stanza sempre più piena. A un certo punto non ci sarà il minimo spazio libero, neanche per un calzino. La stanza è piena fino all'orlo. Se cerchiamo di comprimere la biancheria ancora di più, la stanza collassa e diventa un buco nero. Il volume della stanza non è aumentato. Non si può infilare nessun altro oggetto e nessun'altra informazione in quello spazio. Cosa succede allora se buttiamo altra biancheria nel buco nero? La stanza stessa aumenta di volume per far spazio alla nuova informazione. Si può calcolare che la superficie del buco nero aumenta di un piccolo pixel per ogni bit di informazione che aggiungiamo. Più informazione vuol dire maggiore superficie del buco nero. L'informazione viene dipinta sulla superficie come quando gettiamo un sasso nello stagno. Una volta che il sasso è affondato non lo vediamo, ma capiamo che qualcosa è affondato dalle onde sulla superficie. Un buco nero anche minuscolo può contenere più informazione di tutti i dati mai prodotti dall'uomo. Questo è perché i pixel dove questi dati vengono salvati sono incredibilmente piccoli. I buchi neri sono gli hard disk più portentosi. È un po' come andare da un libro a un ebook. Due oggetti diversissimi che contengono la stessa informazione codificata in maniera differente. Un buco nero che risucchia stelle e pianeti è come un'enorme libreria che viene convertita in e-reader. Questo è il principio olografico. Ma se è corretto, allora l'universo è un posto più strano di quanto credessimo. L'universo è un ologramma. Se l'informazione è immagazzinata sulla superficie dei buchi neri, la radiazione di Hawking può leggerla e portarla via con sé. Quindi l'informazione non va persa quando i buchi neri spariscono. Senza bisogno di reinventare la fisica, il paradosso dell'informazione è risolto. Ma dobbiamo ripensare al nostro modo di vedere il mondo. Se il contenuto di un buco nero è immagazzinato sull'orizzonte degli eventi, vuol dire che qualcosa di tridimensionale è codificato su una superficie piatta, come un ologramma. Un ologramma è come una foto 3D, un foglio di plastica che contiene un'immagine tridimensionale. Un buco nero è come un ologramma, perché tutto ciò che contiene è codificato sull'orizzonte degli eventi. Chi è dentro un buco nero vive la propria vita in tre dimensioni, ma da fuori noi vedremo solo una proiezione sulla superficie del buco nero. La conseguenza è controintuitiva. I buchi neri sono oggetti strani, ma non seguono leggi fisiche speciali. Quindi, se questa bizzarra dualità tra due e tre dimensioni funziona per i buchi neri, deve funzionare per tutto l'universo e per noi che ci viviamo. Una persona dentro un buco nero non sa di essere anche un'immagine bidimensionale su uno schermo lontano, e lo stesso potrebbe valere per noi. Forse noi stessi siamo ologrammi su uno schermo ai confini dell'universo. La fisica che spiega queste idee è complicata e strana, con universi giocattolo, teoria delle stringhe e tanta matematica. Ne parleremo in un altro video. Qualunque sia la vera natura dell'universo, è certamente complicata e c'è ancora molto da studiare prima di poterla capire a fondo. Ma i buchi neri potrebbero essere la chiave per capire la natura della realtà stessa.
Questo video è stato sostenuto dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica e realizzato con la consulenza scientifica di Alessandro Sfondrini.